siamo arrivati alla quarta edizione di Kids, generazione 0-10, e quest'anno il tema è crescere bambini digitali. Come non farlo, che da 3 anni è apparso il tablet e noi che abbiamo bimbi dagli 0 ai 10 anni dobbiamo insieme a loro imparare a crescere in questo mondo bellissimo delle nuove tecnologie. Modo per stare insieme, però l'importante è esserci, cioè non lasciare il bambino da solo col tablet, ma come non lasceremmo magari davanti a un televisore e da solo senza sapere che tipo di programmi sta guardando. Molto più avanti di noi della nostra generazione degli anni 70, è una cosa naturale, nascono con questi e li utilizzano regolarmente. Tutto qui. Proprio quest'anno Babbo Natale le ha portato un tablet, lei ha 8 anni, ma è un tablet fatto apposta per bambini, quindi tutto molto bloccato e si diverte un po'. La tecnologia può certamente aiutare i bambini nell'apprendimento perché i bambini sono nati con la tecnologia e quindi in realtà per loro il modo naturale è apprendere attraverso tablet, iPad e quant'altri strumenti tecnologici. Aiuta meno le maestre che sono meno esperte nell'uso della tecnologia. Le famiglie hanno a disposizione tanti strumenti tecnologici che permettono di facilitare la comunicazione con il pediatra. Molto più facilmente che in passato le famiglie possono consultare il pediatra a distanza, possono evitare di recarsi nell'ambulatorio. Di fatto, utilizzando un tablet per un bambino della scuola primaria, le operazioni che normalmente gli risultano difficili diventano più semplici, perché si demanda al tablet l'attività che il bambino dislessico fa fatica a fare, come la lettura o il calcolo, e consentendogli quindi di concentrarsi sugli aspetti più diciamo ad alto valore, sulla parte alta del ragionamento.